A 6 anni dalla scomparsa di Marco Pannella, la città di Teramo ha voluto rendere omaggio ad uno dei suoi cittadini più illustri e lo ha fatto con un monumento in una via a lui intitolata nel cuore della città, tra Largo Madonna delle Grazie, i Giardini, Ivan Graziani e il Ponte San Ferdinando. L'idea dell'intitolazione del viale al leader radicale è stata proposta all'amministrazione comunale dall'associazione Teramo Nostra, con la quale Pannella ha condotto molte battaglie cittadine, a partire da quella per la salvezza del teatro romano. Di Pannella, che ricordiamo scomparso nel maggio 2016, è stata ricordata in primis la sua passione per la vita e il coraggio nel farsi portavoce di chi non ha voce. Sì, si era creata un po' di confusione perché si scambiava via Giacinto Pannella, che sta alla stazione, con Marco. Sono due personaggi straordinari. Naturalmente Marco è stato il personaggio più straordinario nell'ultimo secolo della politica italiana, che si è battuto contro per far sì che i diritti delle persone più deboli fossero riconosciuti. Si è battuto contro la pena di morte, per far sì che gli ospedali psichiatrici fossero chiusi, però fossero curati lo stesso gli ammalati, per le libertà individuali, si è battuto. E dopo, la cosa straordinaria è che lui ha amato Teramo in un modo incredibile, ci ha sempre seguito, e noi il minimo che potevamo fare, che ha fatto anche questa amministrazione comunale, che è stata sensibile, ha ricepito subito la nostra richiesta. Onore a Marco. Lui oggi sarebbe ancora più felice, perché se passasse lì al Teatro Romano si vedrebbe i due caseggiati abusivi abbattuti. Quindi la lotta che abbiamo fatto insieme con lui negli ultimi 10 anni è servita tantissimo per la nostra città. Più che una mancanza vedo una presenza, cioè tutti i grandi problemi di questo tempo dimostrano che Marco aveva capito prima quali erano i problemi di questo paese, direi anche di questo mondo, nel senso che adesso torna la guerra, torna la fame nel mondo, torna tutto quello che non si voleva vedere ma che c'era, e che lui aveva cercato di dare delle risposte politiche per superare i problemi di quel momento, ma soprattutto per prevenire quello che sta succedendo. Quindi c'è una presenza forse anche un po' asfissiante di Marco Pannella.